È la mia pagina Facebook intitolata Cartoni terrificanti e altre immagini inquietanti, dove metto bocca un po' su tutto, sono un po' una Minetti del web, diciamo. E iniziamo per esempio con la storia. Una rara immagine della conferenza di Yalta. Ecco qua, Yaltaman, non so se chi se l'aspettava, insomma. Se l'aspettava nessuno, cioè. Per esempio l'automobilismo, abbiamo un omaggio al più grande pilota sardo della storia, Ayrton Senna. Avanti, vai, questo, adesso vediamo di medicina. Vai. Ecco, per uso rettale, no via, mi tengo la bronchite. Da sempre penso che l'uso rettale per quegli affari sia la cosa migliore, sia per chi li produce che per chi li acquista, insomma. Olivo Lascivo parla di giornalisti, dei giornalisti italiani, di come sono bravi anche a costruire i periodi. Infatti vediamo, ecco, una ragazza morta vicino a un olivo con i pantaloni abbassati. Mai visto un olivo con i pantaloni più abbassati. Parliamo poi di cucina. Pranzetto Tex-Mex, vai avanti. Ecco, scusate, qualcuno ha visto il mio chihuahua? Sa dove è finito? Ecco, nessuno è al sicuro perché anche quando pensi di essere al sicuro senti una voce che ti dice: buongiorno, hai mai letto la torre di guardia? Poi vai la prossima. Ecco, ricordate, scusate la crudezza delle immagini, però è necessario mostrarvele forse. Vi ricordate la maglietta Siamo tutti puttane, che poi era outing fondamentalmente per questa gente qua? Vantatevene anche. Sì, insomma, non era una provocazione. Ecco, ha provocato due, diciamo, considerazioni da parte mia. Intanto questa tizia che la Stura Lavandini, che dice indignata di essere italiana, cioè tu hai 28 anni, stai con un vecchio di 76 che ti vergogni di cosa di essere italiana, ma va, non c'entrava poi il resto. Poi ovviamente anche le professioniste si sono risentite e hanno messo il cartello Siamo tutte del PDL. Ora, questa vignetta ci ha avuto, con mio stupore, 43.000 visualizzazioni. Ovviamente quando c'è questa diffusione, poi i commenti ce ne stanno tanti, vi faccio vedere i due più belli. Uno ha scritto cattivo gusto, che non ho capito chi ce l'ha, cioè fanno, Ferrara fa quella maglietta a cattivo gusto, ce l'ho io, non lo so. E un altro che ha scritto: comunque la scritta sul cartello è photoshoppata. Dico no. Ma via! Ma... cioè no, io invece, no, non è vero, perché io proprio ho preso un cartello, l'ho fatto stampare, l'ho messo là, ho pagato una tizia. 100 euro. Esatto. Poi se vai avanti, ecco, abbiamo degli inserimenti pubblicitari ogni tanto. Guarda, per esempio queste sono le sigarette. Dove scopriamo che il fumo provoca il cancro, ma rilassa il capricorno. Sì, a me infatti mi rilassa un sacco. Perfetto, ok. Vai avanti, ecco, ciao, Giacobbo è una cosa, col suo mensile Voyager, che è una cosa fantastica. Ecco, per esempio, lì c'è un articolo sul triangolo che inghiotte tutto, dico pure qua, Belen, cioè, veramente. Prossimo, anche se è un numero bellissimo, prossimo, ecco, lì c'è scritto: la Germania di Hitler possedeva l'atomica. Dico sì, però non è riuscito a usarla perché le istruzioni erano scritte in lingua ebraica, quindi. Poi l'ultimo tesoro dei templari, qua un po' dei templari ce li mette sempre Giacobbo, perché. Beh, voci dell'aldilà, in un paesino della Spagna ci sono delle immagini di persone scomparse che appaiono continuamente. Dico sì, è una cornice digitale con la foto di Deborah Nonna. Beh, che è una cosa. Vabbè. Pure messaggi subliminali nelle canzoni dei Pink Floyd, dei Queen. Dei Beatles, dei Pink Floyd e dei Queen. Sì, Yesterday Another Brick Must Go On. Sarà stato quello. Sentiamo, le sfere di luce nei cieli, questo mistero. E il fenomeno si verifica al termine delle feste patronali. I vecchi le chiamano fuochi d'artificio. Una cosa inconcepibile. Sì, ma non lo so. Guarda. Poi andiamo avanti. Ecco, vedete, giornalismo sportivo che c'ha il suo gergo particolare. Ecco, vediamo per esempio la gran palla di Totti. La prossima è il ciclismo, il tappone dolomitico. Poi andiamo avanti. Ecco, logo per Tegami, quindi parliamo di Sara Tommasi, che non so perché lei stupisce con un logo del Louis Vuitton sul braccio. Dico, ma forse ti facevi il logo della Lagostina, parlando di Tegami, era meglio. Più appropriato, sì. Sì, poi avanti. Comunicare nella terra di mezzo, parliamo quindi del Signore degli Anelli, ecco, vediamo. Ci siamo persi adesso, tranquillo, c'è Walkie Tolkien. Poi se vai avanti. Al collo, certo. Oh, Don Chuck Castoro, ce lo ricordiamo tutti, ecco, scordiamocelo perché questo è Don
Con Chuck Norris. Infatti vediamo che l'orsetto si è un po' spaventato. Poi una cartolina d'amore, l'amore alle cascine. Ecco, ricordo ancora quel sì meraviglioso che mi giurasti lungo il viale ombroso, ma il prezzo che sparasti era esoso. Avanti. Un altro sponsor ruttoforo. Ecco, questa vistra cola condividi la col budello di Tumà. Dicevamolo giusto a cena. Sì, appunto, no, condivide un po' con chi vuole, poi. Ecco, un argomento che amo molto, che sono i dittatori, ecco qui. Qui vediamo il duce che romanamente chiama, anzi adduce, seguo un'autovettura con nocchiero, ecco, taxi. E qui parliamo di una pubblicità mai svelata, un testimone di eccezione, che è un'anticipazione del prossimo numero degli Arroganzini. Vediamo Hitler che ta-ta, ta-ta-bu, anche bianco. Chi l'avrebbe mai detto? No, infatti, no, questo è negli archivi. Poi, l'altro sponsor è la Surfetta, che produce oggettini a cui nessuno ha mai pensato, ci sarà un motivio. Per esempio, il kiwi è un frutto buonissimo, ma è peloso. Allora abbiamo il kiwi Wilkinson, il rasoio per il kiwi. Così eliminiamo i peli. Avanti. Oh, le madonne, ecco, qua abbiamo una rarissima Madonna che ride. Però ce n'è per tutti i gusti, per esempio la Madonna del coperchio quando non troviamo il coperchio giusto per la pentola, poi c'è la Madonna del modem quando parte la connessione, poi ecco direttamente dal sito dalla pagina di Radio Maria la Madonna della vetrata, che tutti abbiamo incontrato qualche volta. Poi qui c'è uno scimpanzé che ne invoca un'altra, che dice Madonna Lemuri mentrasse mai una scala, perché una cosa che odiano gli scimpanzé è rimanere con 4 quinti di scala in mano, è una cosa che li manda in bestia. Poi vai, un altro sponsor, un giocattolo di altri tempi, il Gesù Buteo, ci abbiamo giocato un po' tutti con questo. Oh, poi vai, parliamo di, a tutta fede, parliamo di religione, ecco questo è il mio santo protettore, San Manuel Eucariota, martire ma non vergine, almeno quello, insomma. Vai, per esempio... Abbiamo qua, ecco, guarda caso, proprio mentre la loro medaglietta di merda è in edicola, lui, il Papa rivela il segreto che ogni notte prega la Madonna dei nodi, che scioglie i nodi della salute, della famiglia, del lavoro che manca e pure delle buste della spesa. La Madonna nodosa. La Madonna dei nodi, vabbè. Vai avanti. Qui sono gioie, questa è stata una gioia involontaria, ma bellissima, durante la presentazione del Papa per Rai 3 sul sito della Rai era per ridere insieme con Staglioglio. È stata una cosa eccezionale. Poi vediamo la prossima, ecco il famoso proverbio triestino, ora et labora, che il Papa qua ha sperimentato. Poi il Papa che fa tutto, per esempio qua ci insegna l'elettrotecnica, la messa a terra, famosa. E ci insegna anche davanti a fare la pizza, eccolo là. Insomma, forse la diavola, non so che quale piace più a lui. Nella prossima vignetta invece abbiamo le due maggiori autorità spirituali di Roma a confronto. Ecco, il Papa che dice: sei contento che mi chiamo come te? Sì, grazie, Papa Totti. Dio, santo. Avanti. Questo è il mistero della fede, San Tommaso che mette lì, Dio dice, la riconosco, è quella della Maddalena, ma come c'è finita qua? Lasciamo stare. Comodo per inguattar fumo per buoni. Sì, sì, la prossima invece vediamo una chiesa umile. Ecco, vediamo la famosa cripta in oro di Padre Pio che avrebbe fatto l'invia di Goldfinger. E dice, perché poi fate queste cose e poi all'8 per mille, dell'8 per mille solamente il 9% va al terzo mondo, chiedilo all'oro, chiedilo all'oro. Una cosina sobria. Sì, molto sobria. Il prossimo è lo sponsor musicale. Vai. Ecco, gli Alphaville con Kim Jong-un hanno fatto Forever Pyongyang, bellissimo disco che vi segnalo il lato B, se non levate le corazzate chiamo mio cugino. La forza di minacce, lui gli piacciono molto, sì. Poi vai avanti. Oh, qua cronaca vera, che io li amo non tanto per le notizie che trovano, ma poi per il modo balordo in cui le presentano, che li rende veramente imbattibili. Vai. Qua abbiamo le naufraghe in preda a frenesia sessuale. Vai avanti. No, qua danza nuda sul tetto della chiesa per protestare contro il suono delle campane troppo presto la mattina.
E poi lì c'è un presidente dei cacciatori che impallina una mucca prendendola per una lepre. Ci vedeva bene. Poi bello che sopra c'è scritto: e se fosse stato un cristiano? Vabbè, maculato. Loro, so. Cristiani maculati che pascolano. Sì, anche la prossima è bellissima. Che... Ecco, lì c'è la folla di fedeli in adorazione della Madonna che cammina sul muro. Spider Madonna, non lo so. Tu l'hanno trovata, no? Davanti? Ecco qua, si mette nuda per guarire il pensionato che da 10 anni soffre di impotenza e con una dose di stimolante nel caffè lo fa finire in coma. Tutto che bene finisce bene, insomma. La prossima? Giovane e bella sposa, abbandonata dal fidanzato perché è sorpresa a far l'amore col maligno. Almeno questa è la versione ufficiale, poi non lo so. Ma poi lì mettono anche risate per l'estate, l'inserto, ma non serve l'inserto con un giornale così. Vai con la prossima. Ecco, come una furia contro la moglie che lo dritte dal letto perché perde tempo con carezze inconcludenti. Carezza poi va a finire sul cuscino. Ma poi... non lo so, ma la carezza prossima... la spalliera del letto. Sì, si va. Si rifugia nuda tra le braccia del poliziotto di quartiere per sottrarsi al marito che vuole, che vuole farla diventare matta e le fa vedere in TV i morti che parlano. Non lo so, è un amico di Grillo perché lui dice i morti che... La prossima, ecco, il parroco che vieta il gioco del calcio femminile perché nel pallone c'è il diavolo. Cioè nel pallone, non so se ti ha visto dentro, non so. Vai con la prossima. Il diavolo d'aria compressa. Sì, non lo so. Ecco, lì poi c'è un ragazzo che dice di parlare ogni santo con la, ogni sabato con la Madonna. Non so, forse fanno la schedina. Non lo so. Vai avanti. Ecco, offre il suo corpo per pagare i creditori dell'amante truffatore perché, che aveva aperto un'agenzia per i viaggi sulla Luna. Chissà perché è fallito. E poi lì abbiamo la vera storia di Povia, l'abbiamo scoperta. Penosa storia di un bambino di 9 anni costretto a vivere isolato perché infettato dai piccioni. Io dove? Grazie, ecco, ecco, beccato mentre fotocopia le parti intime per fare un omaggio agli amici della base militare. Ci sarei voluto starla, insomma. Vai avanti. E qua ottiene la prova d'amore dalla sposa fingendo di essere Satana travestito da esattore della luce. L'esattore della luce. No, infatti, cioè, esiste un travestimento d'esattore della luce. Ma poi la bellissima che bella impresa di un pensionato che ha costruito con le sue mani un mappamondo di 10 metri di diametro. Poi, ricordiamocelo perché torna questo inventore più avanti. Prossima. Questa è venduta ai turisti viziosi dallo zio Bagnino che affittava la cabina con i buchi. Scoperto il turpe mercato, la giovane infuriata ha dato fuoco allo stabilimento, che l'ha presa bene, insomma. Avanti. Oh, qua ferita gravemente durante uno sceno di rassegne erotico, io vorrei sapere che gli tiravano. Ma poi la vediamo una foto, lo riconosciamo, Aram Benjo di Datan 3, se è lui. C'è la vera storia di Aram Benjo. Poi avanti. Sedotta dai massaggi intimi del falso prete che finge di curarla con un microfono sulla pancia nuda. Un famoso microfono di ciccia probabilmente. Sì, c'ho concerti di, sì, no, di gastrite. Beh, non lo so, vai alla prossima. Ma qua, costretta per penitenza a uscire nuda dalla baita dei giochi viziosi, finisce travolta al gatto delle nevi. Cioè questa manca a vacanze di Natale. Erano meglio i giochi viziosi. Sì, infatti, sì. La prossima pure è bellissima, che è denudata e tenuta sequestrata da un conoscente che la tira in casa con la scusa di farle vedere un bellissimo marziano. Tanto è una scusa plausibile. Vieni a vedere la mia collezione di marziani. Non lo so. La prossima? Torna dal mare e trova la casa trasformata dai vicini in un club per travestiti. Cioè, torna a casa e arriva, prego tessera. Poi c'è sempre una fregna sullo sfondo, non c'entra niente. No, quello assolutamente nulla. Ma infatti se vedi. Allora poi. Qui. La vizioso animatore che regala ai bagnanti costumi fatti con tessuto che si scioglie nell'acqua. Ingegnoso. Ingegnoso, sì, vai. Questa per esempio già l'ho vista, da qualche numero prima ci stava. Che questa porta il collasso il marito sul ruolo del collasso con un estenuante prova d'amore per convincerlo a assicurarsi sulla vita. Vai. Qui annuncia l'adulterio della moglie con l'altoparlante e la spiaggia affollata. Che stile, insomma, sta per... Questo pure
per garantirsi l'elezione traveste da mondana, il sosia del rivale e lo fa sorprendere nel bar degli amori equivoci. È bello, sembra un romanzo, il bar degli amori equivoci. E là c'è l'artigiano di prima, che geniale artigiano, che costruisce una casa girevole col sole e col vento. Dico, speriamo che abbia inventato pure il travel gum, perché entra una casa del genere. E avanti, cacciatore di trofei femminili aggredito a colpa di gamba artificiale. Vabbè, questo è poi l'ultimo numero. Lei ugola d'oro, si vede l'ugola dall'altro qua. Lui quarantenne veggente fai da te, cioè, perché c'è una scuola della regione per veggenti, no? Denunciano per lesioni e minacce un cantante neomelodico, padre del figlio della donna, e mentre il tribunale è in corso il processo, lui svaligge nella casa dell'avvocatessa che li difende. Ma veramente un capolavoro. Ma ovviamente loro poi hanno anche la pagina Facebook e ogni tanto qualcuno commenta, questo è il commento da Epic Win. Su San Pessimino era inevitabile un commento del genere, che questo lettore accomuna Dio a un famoso suino da cortile, dice ma porco, ficcatevelo su per culo sto giornale di merda. Mi sembra il commento più adeguato. Condivisibile. E più qua vai avanti, c'è Diabolic, che era sloveno, non so se lo sapete. Le ciglia sono quelle sue, però. Diabolic, sì. Vai avanti. Un altro sponsor musicale, un disco di prossima uscita, non so se li conoscete, i Fab Four. Esatto. Poi ovviamente cronaca vera, anche la rubrica sul sesso, infatti sì, Sex and the City l'ho chiamata, e sono fantastici. Facciamo una carrellata rapida. Per esempio, qui c'è la moglie che vorrebbe, dice, mia moglie vorrebbe fare l'amore a tre con lei più due uomini, quindi no col marito, con lei più due uomini. Uh-huh. E lui vuole una diagnosi, è quella, è una zocca. Perché... quindi, i testicoli grossi, dice, ho notato che dopo l'amore i testicoli di mio marito si gonfiano. Tu vedessi dopo un giorno all'IKEA come si gonfiano. Vai avanti. Qua non si legge benissimo, comunque... questa è un po' la risoluzione giusta per leggere qua. Passa un attimo. Passo? Sì, passa, perché non è che... Vai alla dove compare sponsor poi. Ecco, un attimo su un altro sponsor, sempre un altro voto sul Feda. Se vi piacciono le olive col nocciolo, ma voi le avete solo denocciolate, usate il rinocciolatore sul Feda, che rimette il nocciolo alle olive. C'è anche lì poi uno sponsor adeguato, un testimone adeguato che è Patrizio Oliva. Lui lo usa... usa sempre. Adesso abbiamo delle immagini un po' bruttare la vostra sensibilità, però è per un tema importante contro la droga, quindi ci importa una sega, direi. Sì. Effetti degli stupefacenti sugli esseri umani. Ora abbiamo tre casi di, attenzione, di persone, sì, che stanno delicato. Ora abbiamo uno ovviamente di gravità crescente. Primo caso, ecco, questo ragazzo che ha segni evidenti, però insomma è ancora abbastanza recuperabile. Questo potrebbe essere marocchino, per sì, esempio. Sì, è recuperabile. Il fumo, insomma. Vai. Secondo caso, ecco qua, è già un po' più dura, ma con un po' di riabilitazione ce la fa. Ora, per terzo caso, c'è niente da fare. Ecco. Questo si è conciato male. E qua non c'è niente da fare. Tra l'altro questa poi è una... dopo c'è quella intera che è stata pubblicata sul Bernacogliere di luglio. E vai, se per ultima cosa, ecco, vi segnalo il mio libro La gamma di Derma, che è stato ha avuto il giudizio di vari critici letterari, fra cui Ettore Ferri e Gabriele Moretti, anche di Natalino Sapegno, che ha commentato su questo è troppo, ora si chiama I Vigili, e Fabio Vento, che ha commentato bella l'idea delle parole sulla carta, c'è anche Blu. È così. Per sdrammatizzare un po' sul finale, se vai nella cartellina ci sta quel video in MP4, che lo si chiudiamo musicalmente. Sì, no, se torna indietro ci sta video, la cartellina principale c'è video. Trovata? C'è mica Flavia Vento stasera. No. No? Sì, vai. If everybody had a notion across the USA, then everybody'd be served like how.
bushy bushy blonde hair. Chiudere perché sono da fare. Poi abbiamo un DJ qui che preme.